Buongiorno bella gente, come state? Tutto bene? A parte i capelli sparati stamattina. Comunque, oggi sono all'Albufera, al Saler, non proprio all'Albufera, al Saler, per farvi il percorso, perché ci sono tantissimi percorsi da fare. Sono le 8 meno un quarto, sono uscita abbastanza presto perché pensavo che fosse una giornata solare, che fa caldo, invece proprio no. Non è proprio una giornata calda, perché voglio approfittarne, perché di solito quando farà caldo qua picchia di brutto, quindi ho detto ma sì dai, lo faccio più che altro per Cali, scusate la faccia gonfia ma mi sono svegliata da poco. Comunque ho comprato un stabilizzatore, vediamo che questo video sarà bello, speriamo, lo sto provando. Niente, cominciamo! Ok, allora ho lasciato parcheggiata la macchina là, questo qua, uno dei percorsi. Come vedete qui, qua dicono tutte le informazioni più o meno, non buttare la spazzatura per carità di Dio, guarda i vari punti, guardate. Per chi vive qua a Valencia e non è venuto mai a fare il percorso è molto bello. E si diverte tantissimo. Di qua le macchine non possono passare. Andiamo mami di qua, dai! Ci sono anche i percorsi di qua, volendo. Lei si diverte tantissimo. Comunque è un posto da visitare a Valencia. Io l'ho scoperto un annetto fa. Possiamo anche togliere la mascherina. Qua non c'è proprio niente. Di là comunque è il mare. L'hanno mantenuto molto selvaggio, però bellissimo. Cani, vuoi salutare i cani? Vuoi andare a salutare? Vuoi andare a salutare i cani? Buenos días. Hola. Dai, andiamo, mami. Aia. Sì, lo so, stiamo andando. Dai, mami, dai, andiamo, corri, guarda di là, vai. Aia, aia, vai, mami, vai. Vai che andiamo di qua. Dai, matata. Super emozionata. Comunque, passando di là, entriamo a El Saler. Peccato. Comunque, quando passiamo il laghetto, arriviamo qua, come vedete, di là c'è il porto, in quel puntino più in fondo, là c'è il Museo dell'Arte e delle Scienze di Valencia e siamo al Saler. Guarda che arriva Cali! Come vedete non è proprio una giornata stupenda, però che se ne frega, non c'è gente.
comunque il stabilizzatore si è spento. Ciao! Comunque questa spiaggia qua, per chi non sa, è una spiaggia nudista, quindi occhio. Io sono stata l'anno scorso e d'estate era credo agosto e quindi ho visto delle cose che voi umani non avete mai visto. Orribile ragazzi, gente over 60. Quindi non ci sono, con tutto il rispetto, perché c'è gente che è sessantenne ma hanno dei corpi pazzeschi, però vedere tutto l'insieme, ragazzi, panzoni, peli ovunque. Comunque fate passi. Allora, il mare è là, sono uscita perché comincia ad arrivare un po' di gente e quindi ho deciso di abbandonare e continuo con il percorso. Aspetta mami, aspetta Kelly, vieni, vieni. Oi. Guardate, sono delle dune in giro, vedi gente coi cani che vanno al mare. Guardate, anche se proprio la giornata non è il top, possiamo fare tutti i giri che vogliamo, ci sono vari percorsi. Come vedete ci sono tantissimi percorsi, c'è questo, c'è quello, c'è da dove arrivano quei ragazzi, c'è quella lì che sta andando il ciclista. Non lo so se passiamo di qua. Dove andiamo Cali? Tu hai già deciso il percorso. Dove andiamo? Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua, mami. Andiamo di qua. Andiamo patata. Andiamo, mami. Buon dias. Allora. Comunque vi stavo dicendo che la parte di là dove c'è il mare è vietato ai cani. Io la porto comunque perché c'è poca gente, però l'ultima volta che sono venuta un signore nudista, per la mia gioia, mi ha detto guardi che passa la polizia e ti multa per Cali. La cosa brutta che c'è qua in Spagna è che purtroppo i cani, purtroppo, non li potete portare in tantissimi posti, purtroppo. Il mare, ci sono delle zone dove puoi portare il cane, limitatissime. Ciao! Negozi non possono entrare, supermercati non possono entrare, credo solo al Corte Inglese. E misure limitate si possono portare i cani e quindi niente, la Spagna non è proprio dog friendly, purtroppo. Che io dico che ci sono tante persone che devono vietarle di entrare in alcuni posti, però persone sì, cani
cani no. Come vedete, andiamo a vedere quel cartello. Vedete? Tutti i tipi di volatili che possono trovare. Vedete i nomi. Io qua, questa qua è la spiaggia per i cani. Questo punto qua è la spiaggia per i cani al Pinedo, per chi non la conosce. Poi ci sono tutte queste spiagge. Io sono praticamente qua. Non sapevo neanche che si chiamasse così. È un laghetto molto carino, veramente mi piace tantissimo, qua. Veramente molto bello. Per le persone che vivono a Valencia e che non l'hanno ancora visto, ve lo consiglio vivamente. Buenos días. Andiamo, mami. Guardate. Che bello. Questa è la bufera. Comunque sono le 10:30. Come vedete è molto nuvolo. Però di temperatura si sta abbastanza bene. Abbiamo finito il giro. Bella gente, se vi è piaciuto il mio giro, volete informazioni, richieste, lasciatemi un commento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e così vi arriva tutte le novità. Se volete qualsiasi video diverso, avvisatemi. Ciao bella gente e niente, una bella passeggiata al Saler, in bufera e al mare. Ciao a tutti, buona giornata!